Grandi giochi per piccoli giocatori. Dove? Da Fantasia di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno eguali. Bambini, prima di scegliere, venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie e giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellammare di Stabia. Flyline veste lo sport e il tempo libero. Lo trovi in Viale Europa 51 a Castellammare di Stabia. Prima giornata di campionato terminata, la Juve Stabia, categoria Berretti, vince per 2-0. In gol sono andati Bisceglie e nella ripresa anche il nuovo arrivato di Balsamo. Noi siamo in compagnia di mister Domenico Panico. Mister, vittoria doveva essere, io l'ho detto all'inizio di Radio Cronaca, e vittoria è stata. Buonasera prima di tutto. Sì, era molto importante iniziare con i tre punti. Fortunatamente ci siamo riusciti. Un primo tempo giocato bene, per fortuna si è subito sbloccato il risultato con il gol di Bisceglie. Poi una ripresa invece giocata sotto ritmo nel momento migliore della Paganese, però è arrivato il gol del 2-0 che poi ha chiuso i giochi. A dire la verità, ti parlo molto sinceramente, non sono molto contento proprio della prestazione complessiva della squadra. Sia nel primo tempo che nel secondo tempo eravamo un pochettino sotto ritmo, non eravamo veloci, non abbiamo fatto le cose che avevamo provato comunque in settimana e c'è da lavorare parecchio. Come ho detto prima, i tre punti erano fondamentali per darci morale, per farci lavorare ancora meglio, però ci sono tantissime cose da fare e da lunedì iniziamo per bene a prepararle ancora meglio. Mister, è sembrato un po' lento e macchinoso Bomber Chirullo, è entrato di Balsamo, ha trovato anche il gol, ha bisogno un po' più per carburare. Diciamo che Chirullo, per caratteristiche fisiche, classico centravanti diciamo di peso tra virgolette, secondo me lui deve prima di tutto anche affinarsi un po' dal punto di vista fisico, perché ha un paio di chiletti in più, ha tanta forza, anche qualità, vede anche la porta. Noi abbiamo tanto fiducia in Peppe, deve ancora comunque lavorare come il resto della squadra, ma comunque in panchina c'ho altre alternative importanti, attaccanti che sicuramente con il trascorrere delle giornate troveranno spazio. Di Balsamo ma anche Pasquale Contieri. Assolutamente, c'è Di Balsamo, c'è Contieri che è il nostro attaccante, anche lui con caratteristiche di prima punta. Abbiamo un sacco di alternative, come ho detto prima in precedenza in settimana dove ci siamo sentiti, la squadra ha buonissime alternative, quindi io parto come riferimento da questa partita per preparare la prossima già magari con qualche nome nuovo. E allora, vittoria doveva essere, l'abbiamo detto, vittoria è stata, all'esordio la tua prima, il ritorno alla Juve Stabia, ma la tua prima nella categoria Dante Berretti, è comunque importante partire bene. Sì, era importante, poi a me questo stadio non me ne vogliono gli altri, è uno stadio meraviglioso. Ero venuto qui a vedere la partita contro il Melfi della prima squadra, anche vabbè, i tifosi sono meravigliosi e quella tribuna piena dietro la porta, la curva sud, è fenomenale, però così fa anche il suo effetto, è uno stadio meraviglioso dove comunque ogni volta che veniamo si vede che i ragazzi sentono anche la struttura, no? L'importanza dello stadio. Era anche la prima partita in casa casalinga, spero che il risultato a favore ci abbia un pochettino sbloccato anche dal punto di vista mentale, perché dobbiamo essere un po' più sciolti, un po' più liberi. E adesso testa all'Acragas. Assolutamente, testa all'Acragas.